cosa importantissima. Molte persone che hanno pochi globuli rossi o hanno delle malattie che non producono i globuli rossi devono essere sottoposte a continue trasfusioni di sangue. Ci sono delle malattie che comportano la presenza in ospedale di un paziente per 2-3 volte al mese e trasfondono sangue. Poi ci sono le piastrine, altri organelli prodotti dal midollo osseo che servono per aiutarci a coagulare il sangue, all'emostasi. Se non avessimo le piastrine, un piccolo taglietto ci porterebbe alla morte, moriremmo dissanguati. Poi ci sono i globuli bianchi non sono altro che delle cellule deputate a vincere le malattie, a bloccare tutte le infezioni che ci vengono dall'esterno. Ogni qualvolta noi abbiamo un'infezione virale o batterica, i globuli bianchi, che poi sono una famiglia molto molto complessa, si attivano per bloccare questi virus o questi batteri. Qualche volta ce la fanno, qualche volta non ce la fanno. Se non ce la fanno, dobbiamo intervenire noi dall'esterno con le medicine e con i farmaci. Mentre il farmaco, tutti i farmaci oggi sono prodotti in laboratorio, sono prodotti di sintesi. L'unico farmaco importante è il sangue ed è l'unico farmaco prezioso che bisogna risparmiare sempre, perché non possiamo produrlo in laboratorio. O lo dona una persona a un'altra persona, oppure non c'è possibilità di potersi approvvigionare. Quindi vedete com'è importante donare il sangue. Donare il sangue significa dare la possibilità ai medici di poter fare le loro terapie e ai malati di sopravvivere a queste terapie che vengono fatte. Donare il sangue significa dare la possibilità a tutte quelle persone che per un momento di sfortuna, di negazione o di altro fanno un incidente e arrivano in ospedale con una emorragia in atto, l'unico modo per salvarli è donare il sangue. Quindi una sanità moderna, una sanità che funzioni, ha bisogno di avere disponibilità di sangue, e un ospedale civile deve avere questa possibilità avendo un certo numero di donatori che diano il loro contributo per poter affrontare queste evenienze. Questa è un comprensorio, diciamo, che risponde bene a questi requisiti. L'associazione ha lavorato meravigliosamente bene, anche noi abbiamo dato il nostro contributo. Siamo una delle poche realtà in Italia, tutta la Basilicata, ad aver raggiunto l'autosufficienza, cioè noi abbiamo tutte le scorte necessarie per poter far fronte alle richieste dei nostri malati, in più diamo una grossa mano ad altri ospedali. L'ospedale di Lago Negro, quest'anno invieremo 1500 unità di sangue a Tor Vergata, all'Università Tor Vergata di Roma. 1500 unità, oltre alle unità che sono state praticamente trasfuse nel nostro ospedale. Noi contribuiamo per questa regione a circa il 60% della produzione di plasma dell'intera regione, e in cambio otteniamo farmaci molto costosi e farmaci che difficilmente si trovano sul mercato. Quindi vedete, questo connubio tra associazione, istituzione e azienda ospedaliera ha fatto sì che i nostri malati si possano giovare di tutti questi farmaci. Per poter far questo noi abbiamo bisogno di donatori. Il sangue, ve l'ho detto, è un salvavita, però è pericolosissimo. Attraverso il sangue si trasmettono delle malattie gravissime, sono le malattie virali, che voi sicuramente avete sentito parlare, di cui avete sentito parlare sono l'AIDS, le varie epatiti,
l'epatite C soprattutto. Bene, tutte queste virosi si trasmettono attraverso il sangue o per via iniettiva o per via sessuale. Quindi vedete, lo stile di vita cos'è? Che il donatore che ha uno stile di vita corretto sicuramente ha minori possibilità e di ammalare lui stesso di queste virosi e di trasmetterle attraverso la donazione ad un altro, ad un paziente. Perché vi dico questo? Perché noi usiamo degli esami molto sofisticati per la ricerca di tutti questi virus. Nonostante che abbiamo tutti questi test sofisticatissimi, purtroppo non siamo in grado di individuare subito il virus. Se una persona si infetta oggi, per un certo periodo che noi chiamiamo finestra, cioè un periodo che può essere di 10-12 giorni, che per noi è una finestra buia dove non vediamo nulla, questo virus comincia a replicare. Noi con i nostri mezzi sofisticatissimi, ve lo dico, sono cose, abbiamo oramai e tecnologicamente siamo avanzati, però nei primi 10-12 giorni dell'infezione noi non siamo in grado di individuare il virus. Allora, se preleviamo un donatore in questo periodo finestra, l'esame ci viene negativo, però lì è presente il virus in quella unità di sangue. Nel momento in cui andiamo a trasfonderla, abbiamo dato un'infezione a un malato. Per ovviare a questo, cerchiamo di quarantenare il sangue, cioè ai donatori per la prima volta noi facciamo gli esami virologici, andiamo a vedere se c'è o no la presenza del virus, poi aspettiamo 15 giorni e ripetiamo l'esame. Questo ci dà la quasi totale certezza che se è negativo il primo ed il secondo prelievo, diciamo che questo donatore non è infetto. Quindi diciamo abbiamo raggiunto un livello di qualità e di sicurezza del sangue abbastanza elevato. Ma il migliore esame per noi è quello del donatore stesso, che quando viene da noi e ci firma quel consenso informato dove noi gli chiediamo conto del suo stile di vita, se il suo stile di vita è corretto, per noi quella è la maggior certezza di avere un prodotto sicuro da dare al paziente. Quindi chi vuole diventare donatore deve avere stili di vita corretti, ma non perché debba diventare donatore, perché deve fare prima bene a se stesso, deve rispettare prima se stesso, rispettando se stesso rispetto agli altri, ha la possibilità di aiutare gli altri. I donatori sono per me una popolazione privilegiata, perché sono l'unica popolazione in Italia che fa medicina preventiva su se stesso. Io vi sfido a trovare una persona che faccia gli esami del sangue ogni 4 mesi, ogni 5 mesi e faccia medicina preventiva sul suo stato di salute. Solo i donatori lo fanno. Quindi donando il sangue c'è anche quel piccolo atto di egoismo di curare se stessi, ma in previsione, nell'ottica di dare un servizio alla comunità e di dare la possibilità di curare i malati con sangue sicuro. Il problema qual è? Che se noi non riusciamo a mantenere questo stato di cose, che questo sistema che adesso esiste nell'associazione, noi lo dobbiamo mantenere, lo possiamo mantenere solo col ricambio, perché i donatori avanzando nell'età, da una parte cominciano ad avere anche loro problemi per poter donare, d'altro canto tutte le normative nuove che vengono man mano, tutte le revisioni che vengono fatte sulle nuove malattie, sui nuovi virus,
stringono sempre più il campo della popolazione dei donatori in grado di donare. Perché è sempre una ricerca continua. Il nostro primo punto è avere sangue sicuro, cioè quando noi facciamo una trasfusione, perché dobbiamo salvare la vita a una persona, non dobbiamo rovinargliela, e quindi facciamo sempre nuovi esami, nuovi test. Questo stringono sempre di più la possibilità di avere un certo numero di donatori adeguato. Ma se voi giovani iniziate da subito, siccome siete in buona salute, perché il Padre Eterno ve la dà, allora noi abbiamo la possibilità di poter soddisfare le richieste negli ospedali. Ma la buona salute è una cosa che dovete conquistarvi e mantenere nel tempo. Vedete, tutti nasciamo in buona salute, il problema grosso è mantenerla, sta buona salute, e la si mantiene soltanto vivendo in un certo modo, rispettando certe regole, evitando fumo, alcol, droga, evitando atteggiamenti poco moderati, tutto questo. Voi dovete vivere sereni, dovete fare una bella vita, dovete godere di tutto, però moderatamente, e soprattutto tenendo presente che tutte le cose vengono fatte nel rispetto di se stessi e degli altri. Io penso di avervi annoiato abbastanza, e adesso credo che sarà la volta del parroco a finire questo discorso. Io vi ringrazio nuovamente, spero di incontrarvi presto, perché poi se decidete di donare ci incontreremo, e quindi poi se avrete o stasera o più in là problemi o domande da fare o curiosità, insomma, io sono disponibile sempre. Grazie al dottore Volonnino per il suo intervento chiaro ed esaustivo. Io voglio rinnovare gli auguri del tavolo della presidenza ai ragazzi che sono appena arrivati e dargli il benvenuto a questa serata che festeggia i loro 18 anni. E passo la parola a padre Salvatore Mancino. Un attimo, c'era la proiezione su questo piccolo che introduce la relazione di padre Salvatore.